30.000 euro per acquistare un bambino. Per trovare una famiglia disposta a cedere un figlio, gli intermediari senza scrupoli, contattati da una coppia di coniugi della provincia di Messina, sono arrivati fino in Romania. I carabinieri sono intervenuti ieri, quando il bambino di 8 anni era appena sbarcato in Sicilia dalla nave traghetto per essere accompagnato a destinazione, un piccolo comune sui Monti Nebrodi. Con il bambino destinato alla coppia, benestante, con interessi in Svizzera e già con un figlio, c'erano la madre naturale, un fratello maggiorenne e 2 pregiudicati che avevano condotto l'affare fino alla sua conclusione, con pagamento già incassato lo scorso 17 gennaio. 6 provvedimenti di fermo scattati ed emessi dalla direzione distrettuale antimafia per tutti il reato contestato e la riduzione in schiavitù. Dovranno risponderne Vincenzo Nibali, 47 anni, di Castellumberto, il primo uomo contattato dalla coppia che voleva acquistare un bambino, Aldo Galatirando, 53 anni, di Tortorici, che ha intascato i soldi in una zona impervia tra le montagne dei Nebrodi a cercare e trovare una famiglia disposta a vendere uno dei suoi figli, Franco Galatirando, 45 anni. Proprio quest'ultimo, non trovando inizialmente un bambino in Sicilia, ha chiesto aiuto ad un suo contatto in Toscana. Vito Colianno, 43 anni, ha indirizzato le ricerche in Romania. I provvedimenti giudiziari sono scattati, oltre che per gli italiani, anche per la madre e il fratello del bambino che stava per essere consegnato come merce. Ma c'è anche un altro aspetto oggetto di approfondimenti delle indagini ancora in corso. La coppia che voleva acquistare il bambino aveva già pronta per lui un'identità formale. Gli sarebbe stata attribuita quella di un altro bambino nato dalla loro unione nel 2008, un parto in casa. Di quel bambino attualmente non si sa nulla. Esiste solo nei documenti, certificati che avrebbero consentito al bambino romeno di essere considerato dalla legge come quel figlio naturale. Non siamo in presenza di un'organizzazione dedita sistematicamente a questa attività. Per cui gli elementi forti che hanno portato all'arresto sono su un caso specifico di compravendita dei bambini. Tuttavia dalle indagini emerge qualche elemento che è in fase di approfondimento, perché potrebbe esserci l'ipotesi di qualche altro caso limitato. Ecco, comandante, c'è ancora un'identità da accertare, quella di questo bambino del quale si sa praticamente nulla, no? Un bambino nato però del quale non si sa nulla. Ma il sospetto, per quello che per ora abbiamo verificato, è un bambino probabilmente o mai nato o deceduto subito dopo la nascita. È più che altro la volontà dei genitori, che poi sono gli acquirenti adesso in questo caso del bambino, di dichiarare una nascita per consentirgli poi l'acquisto di un bambino e quindi di poterlo regolarizzare. Certo, è una vicenda strana che dovrà essere approfondita.